Ok, dunque, oggi sappiamo già cosa dobbiamo fare. Ci eravamo già dati i compiti la settimana scorsa e di fatto la giornata di oggi è dedicata a vedere l'altra metà della medaglia. La settimana scorsa l'abbiamo dedicata a costruire dei client per web service, quindi poter consumare servizi esterni. E invece questa settimana vediamo come invece offrire a terze parti dei servizi web. Per fortuna, nuovamente, grazie alle librerie di Axis, la cosa è più semplice di quanto non ci aspetteremmo. Di fatto, usando queste librerie, noi possiamo scegliere di esporre come web service i metodi di una classe Java di nostra scelta. Cioè, se io decido che nel mio sistema informativo voglio offrire ad altri la possibilità di richiamare certi metodi, allora costruirò una classe, o più classi, ma facciamo il caso semplice, una classe che offre certi metodi con certe interfacce che corrispondono esattamente ai servizi, o meglio, alle operazioni del servizio web che voglio offrire, che voglio pubblicare. Tutto il resto avviene in automatico, nel senso che io dirò ad Axis: guarda, questa classe qui trasformamela in un web service, e lui farà tutto il resto. In particolare genererà una servlet che risponderà alle richieste di web service vero e proprio. Quindi la mia classe non è in grado di ricevere un XML formattato in SOAP. La mia classe è una classe Java normalissima che riceve e passa dei parametri di tipo intero, di tipo stringa, di tipo data, quello che vogliamo, no? Lavorando direttamente con oggetti Java. Ciò che fa Axis per noi è quello di creare una servlet a monte che intercetta tutte le richieste SOAP vere e proprie. La intercetta, va a vedersi l'XML, lo spacchetta, capisce quale metodo sta chiamando, capisce quali sono i parametri, anzi i valori attuali dei parametri chiamati, e li estrae, li controlla e alla fine chiama il metodo specifico della mia classe che gli ho dato. La stessa cosa succede al ritorno, nel senso che a quel punto il metodo viene eseguito, a questo punto sotto il mio controllo viene eseguito il codice della mia classe, su invocazione remota, no? Di fatto questo metodo viene eseguito perché qualcun altro dall'esterno ha chiamato web service, e quando io ritorno un valore, questo valore a sua volta viene reimpacchettato e rimandato indietro nel pacchetto XML SOAP di risposta. Nel caso in cui il mio metodo generi delle eccezioni, queste vengono automaticamente catturate e, qualora non le gestisca io, vengono catturate e convertite in fault, che sono chiaramente i messaggi che abbiamo visto a livello di SOAP che rappresentano le condizioni anomale. Quindi tutto questo avviene in modo automatico, no? Quindi io devo semplicemente dire ad Axis: occupati tu di questa classe qui. Tra le altre cose, ciò che farà Axis sarà di generare e pubblicare, rendere pubblico un file USDL che descriva proprio la mia classe, i metodi che io voglio offrire della mia classe, perché poi sulla base di questo USDL che le terze parti potranno farmi le chiamate. Questo è il metodo che useremo noi, che è il metodo cosiddetto bottom-up. Partiamo da una classe e da questa classe ci facciamo generare e il web service, cioè tutta l'infrastruttura per chiamarlo, e il USDL, cioè le informazioni, affinché poi degli altri possano costruire il loro client per chiamarci. Per cose semplici è, diciamo così, possibile procedere in questo modo; per cose più complesse invece bisognerebbe procedere in modo diverso, come si dice, top down, partire, che è un'altra delle funzionalità che sono offerte da Axis, partire dal WSDL e quindi generarlo a parte, oppure partire dal WSDL generato per una classe ma poi adattarlo o espanderlo, e dal WSDL farsi generare lo scheletro delle classi. Immaginiamo che noi vogliamo implementare un web service che offre lo stesso servizio di un servizio già noto. Allora ciò che possiamo prendere è prendere WSDL di quest'altro servizio, cambiargli i nomi, i riferimenti, non è vietato, e poi dire: ok, io voglio che il mio web service offra questa interfaccia, e chiedo ad Axis di generarmi le classi Java che abbiano quei metodi, chiaramente col body vuoto, e dentro il corpo di questi metodi dovrò scriverci io il codice.
ma posso farmi generare i cosiddetti scheletri, no, delle classi a partire dal VSDL. Questa sarebbe la progettazione top-down, che richiede però di partire da un VSDL. Noi non la useremo, è solo per completare il quadro. Allora, qui c'è solo un asterisco, e questo asterisco è relativo ai tipi di dato che posso utilizzare nella mia classe Java, o meglio, non tanto nella classe, ma nei metodi che voglio che vengano trasformati in operazioni del web service. Perché alla fine il remoto, no, l'invocante remoto, il client, chi mi chiama questo metodo, non è detto che sia un'applicazione scritta anch'essa in Java. Non ho la minima idea di come sarà scritta questa applicazione. Quindi in realtà il messaggio SOAP dovrà contenere dei dati facendo riferimento ai tipi di dato dichiarabili, che è possibile dichiarare in XML, secondo l'XML schema, che come sempre vi risparmio. Allora, Axis si occupa anche di questa traduzione. Cioè, ovunque ci sia un oggetto date, lo traduce nell'analoga specifica di data a livello di XML schema. Dovunque ci sia un oggetto string, dovunque ci sia un oggetto intero, eccetera, un oggetto enumerato, un oggetto complesso, un array. Adesso vediamo i dettagli. È chiaro che non può, questa traduzione automatica ha certi limiti, nel senso che non posso tradurre o far tradurre in automatico qualunque tipo di dato complesso in Java. E quindi ci sono delle limitazioni che sono ben specificate nel capitolo 5 di questa, che era documento standard, da cui ho tratto le regole principali, ho estratto dal capitolo 5 di questo documento le regole principali che adesso vi illustro, ma che sono abbastanza semplici. Quindi il lavoro che fa lui è, come scritto qua, convertire i tipi dati Java primitivi in tipi equivalenti codificati in XML, tipi primitivi, una string, un int, e poi posso in realtà anche usare dei tipi di dato complessi. Un tipo di dato complesso magari a sua volta è, immaginiamo i transfer object con cui abbiamo lavorato, sono delle piccole classi con 3, 4, 5 campi, o magari una collection, un elenco di campi. È possibile usare come parametri di input-output, quindi parametri della richiesta e valore di ritorno, anche tipi di dato complessi? Sì, di nuovo con certe limitazioni. E dipende dal modo con cui costruisco questi dati complessi. Allora, le regole di costruzione che sono supportate dallo standard sono queste. Come tipi primitivi posso usare uno qualsiasi di questi, cioè i tipi base, boolean byte, intero, float, double, e i vari tipi di interi, sia con la lettera minuscola sia con la lettera maiuscola. Sapete che ci sono le classi wrapper intorno ai tipi di dato primitivi. In più ho questi tipi di dato della libreria standard, che sono anch'essi supportati, e in particolare string, date, calendar, che sono poi quelli con cui lavoreremo. Ricordiamoci che poi alla fine la maggior parte di questi dati dovranno ancora a loro volta fare i conti col tipo di dato che c'è nel database SQL, quindi abbiamo una stratificazione di tipi di dato che prendono un dato da un database, lo trasportano in SQL, lo trasportano in Java, poi lo codificano in XML e poi dall'altra parte sul client a sua volta dall'XML riestrarrò il Java e molto probabilmente lo metterò di nuovo in un database SQL. Un giro molto lungo in cui si cerca di garantire la compatibilità dei tipi di dato. E altri, diciamo così, sono più tecniche, tipo gli indirizzi di risorse web. E questi sono i tipi di base, quindi posso usare una variabile di uno qualunque di questi tipi come parametro del metodo che sto pubblicando come web service, oppure come valore di ritorno dello stesso metodo. Ok? Nei web service della settimana scorsa, che abbiamo chiamato la settimana scorsa, abbiamo visto che nella maggior parte dei casi questi parametri erano di tipo stringa, sia come valore del parametro, sia come valore di ritorno. Poi nel caso, ad esempio, delle temperature, il valore di ritorno era un tipo stringa. Dire stringa non è dire nulla, in realtà dentro quel tipo stringa c'era un documentino XML che a sua volta aveva una sua struttura. Però quell'XML che abbiamo visto dentro il tipo stringa ritornato dal web service delle temperature
non è visibile, non è dichiarato a livello di web service. Il web service ritorna string e poi devo andare a vedere come il creatore del servizio web ha codificato le informazioni dentro quella stringa. Diciamo che è stata un po' di pigrizia da parte su loro, quella di smettere un XML lì dentro piuttosto che non definire un tipo di dato che contenesse, ad esempio, proprio come, già come variabile double, ad esempio la temperatura. No? Noi cercheremo di non fare lo stesso errore o la stessa pigrizia. E poi è possibile costruire degli elenchi, quindi sia riceverli come parametri che restituirli come valori, usando il costruttore di tipo array. Quindi non array list, non map, nessun tipo di tipo collection, ma l'array nudo e crudo del Java, quindi quello che si usa con le parentesi quadre. Quindi nel momento in cui vogliamo restituire dei valori, degli elenchi di valori, saranno array di oggetti. Poi nel codice raramente usiamo direttamente un array, tendiamo a usare le collection perché sono più flessibili. Ma ricordiamoci che nel momento in cui dobbiamo usarlo come interfaccia di un metodo web service, siamo obbligati, no, a usare un array, altrimenti Axis mi dirà: guarda che io quel tipo di dato lì, array list, non lo so convertire, non c'è un mapping diretto in XML. E quindi poi dà un messaggio di errore molto ambiguo e gentile del tipo: può darsi che poi non funzioni, no? In realtà non funziona e basta. È anche possibile derogare a questo, nel senso che se io voglio a tutti i costi definire un tipo di dato mio più complesso, lo posso fare, ma a questo punto devo sporcarmi le mani, andare dentro a studiarmi la parte più profonda della libreria Axis e definire delle mie regole di serializzazione e deserializzazione, ossia dato un oggetto come lo trasformo in XML, dato XML come lo trasformo in oggetto. Ricordandomi che però lo stesso lavoro lo dovrà fare il client del mio servizio web. Chi mi richiama al mio servizio web dovrà fare esattamente lo stesso lavoro, quindi c'è meno probabilità che la chiamata sia facile da integrare. Ma a parte questo, diciamo, i dati principali, se noi pensiamo ai dati che abbiamo nel DB della nostra applicazione, riusciamo a rappresentarli tutti. E qui ci sono delle tabelline che ci interessano solo fino a un certo punto, che ci fanno vedere in realtà verso quali tipi di dato XML vengono mappati i tipi di dato, diciamo così, che primitivi che abbiamo visto nella slide precedente. Dove c'è una certa ambiguità, ad esempio sia calendar sia date vengono entrambi tradotti in un tipo XML che è lo stesso, questo tipo date time. Quel tipo Java big integer viene trasformato in integer così come il tipo int. Int e integer a livello di XSD sono equivalenti, sono sinonimi. Ma questo, diciamo che dal nostro punto di vista, avviene dietro le quinte, ce ne accorgiamo solamente quando andiamo a vedere il VSDL, no? Per il resto non ci interessa. E per quanto riguarda gli array, che cosa succede? Beh, immaginiamo di avere un elemento Java che sia un vettore di interi, un array di interi. Questo verrà codificato in XML con un tipo di nuovo XSD, XML schema, che è di tipo di nuovo array di interi, dove ci sono uno dopo l'altro i singoli valori. In questo caso sono valori semplici, quindi non c'è struttura ulteriore, cioè direttamente il numero 1, 2, 3. Se anziché interi fosse un array di classi, un array di oggetti, qui dentro al posto di 1 ci sarebbe la descrizione in XML annidata dei campi dell'oggetto che stiamo rappresentando. Ma di nuovo sappiamo che avviene, sappiamo che codifica in XML in qualche modo attraverso questo SOAP ENC due punti array, cioè l'encoding SOAP di un array, quello che era un array Java. Di tutta questa slide la parola più importante è questo SOAP. Questo non è un encoding specifico di Java, è una codifica delle strutture vettoriali che vale per tutto il SOAP, quindi per tutti i linguaggi di programmazione che possono, per quali esiste, diciamo così, una API per chiamare web service. Quindi questa è una codifica definita a livello dello standard SOAP, non è specifica di Axis, non è specifica di Java. Ok.
Quindi con queste regole ci possiamo costruire delle classi da usare come, loro qui nella specifica li chiama value types. Value types in generale è il tipo di dato del parametro della richiesta o del valore di ritorno del web service. E deve seguire queste semplici regole che dice, beh, deve esserci un costruttore pubblico di default perché di nuovo sono oggetti che vengono creati, il parametro viene creato da Axis, l'oggetto, e quindi in qualche modo deve esserci un costruttore che Axis può richiamare. Puoi fare quasi tutto ciò che vuoi, dice, puoi estendere delle interfacce, puoi contenere dei campi privati o pubblici, può contenere dei metodi, perché sono oggetti normali, no? Qui non è la classe web service, sono la classe dei valori dei dati. E direi che quella che ci interessa di più è l'ultima, volendo, no, se vogliamo, possiamo seguire le regole che già seguiamo per creare Java Bean, che sono gli oggetti semplici che hanno una serie di campi con tutte le proprietà di set e get, il costruttore senza parametri, no? Tutto sommato ci può tornare utile perché possiamo riusare la stessa classe Bean sia dentro l'applicazione, usandola proprio come Bean a livello di codice JSP, sia anche come dato scambiato direttamente col web service. E ovviamente tutte le proprietà del Bean, quindi tutti i campi interni al Bean, devono seguire la regola che abbiamo visto prima, devono essere uno di quei tipi. Quindi vuol dire, detto in sintesi, posso costruire un qualunque Bean che usi quei tipi di dato che abbiamo visto prima, quindi quei tipi primitivi o array di tali tipi primitivi. Qui costruisco un Bean con i suoi metodi get e set e questo diventa una classe che è lecito scambiare come parametri della chiamata o della risposta di un web service. Quindi di fatto abbiamo pochissime limitazioni, quasi nessuna. Tutto ciò che possiamo mettere in un Bean quasi lo possiamo mettere anche qui. È chiaro che lì dentro non ci andremo a mettere un record set SQL, non ci andremo a mettere uno stream di input-output come campi di quel Bean, ma metteremo solamente oggetti di tipo stringa, data, ma questo già lo facevamo. E dopodiché avviene tutta la generazione, non solo del web service, ma anche del WSDL corrispondente. Andremo a vedere che c'è una corrispondenza di nuovo 1-1, questa volta è l'inverso rispetto a ciò che abbiamo visto la settimana scorsa, tra il Java che abbiamo scritto e il WSDL che viene generato. E quindi ogni classe che offriamo, di fatto ogni interfaccia di accesso che pubblichiamo viene trasformata in un port type a livello di WSDL, quindi un nuovo servizio, e i vari metodi di questa classe, quelli pubblici, vengono trasformati in operazioni a livello del WSDL. E quindi i parametri di ingresso e il valore di ritorno dei metodi vanno a costruire, a determinare come vengono costruiti i messaggi di input-output del WSDL. Ma questo, direi che su un esempio che faremo tra un secondo, si vede immediatamente. Allora, magari passiamo subito all'esempio, poi anziché vedere anche qua, questa è la videata dell'interfaccia di creazione dei web service, ma la vediamo direttamente nell'esempio. Allora, come esempio, io ho pensato a qualcosa che eventualmente, che potrà ovviamente tornarci utile nel sito Energy Community. Stiamo pensando adesso però di sviluppare una funzionalità che non è dentro il sito Energy Community, è su un sito terzo, ok? Da un'altra parte sviluppiamo un web service che il mio Energy Community vorrà richiamare. Nella seconda ora invece faremo l'esercizio inverso, cioè dentro il sito Energy Community sviluppiamo un web service che pubblica parte dei dati che il sito ha, no? Quindi vediamo entrambe le modalità, alla fine è la stessa cosa chiaramente, no? Nel senso che però qua per semplicità come primo passo lo facciamo su un progetto separato più semplice, non andiamo ancora a toccare il progettone Energy Community. Allora, immaginiamo che ci sia un sito remoto che pubblica, che ha un impianto che pubblica con dei sensori, che pubblica delle informazioni a proposito dei valori misurati da questi sensori.
e offre tali valori attraverso un web service, ovviamente. Allora, questo web service che cosa avrà? Beh, come minimo, poi magari ne aggiungiamo, avrà due metodi. Un metodo per ottenere l'elenco di tutti i sensori possibili, disponibili, programmati, impostati in quel sito, e un secondo metodo in cui io chiedo, il valore di un sensore specifico. È molto simile, no, come filosofia a quello del meteo, no, della temperatura della settimana scorsa, in cui avevi un metodo che diceva dammi tutte le città, lì c'era anche la nazione di mezzo, e poi l'altro metodo, data la città, fornisci le condizioni meteo istantanee in quella città. Poi volendo potremmo ovviamente complicare aggiungere altri metodi, ma questi sono il minimo per poter lavorare, no? Un client ha bisogno di sapere, dimmi quali sono i sensori che supporti e poi mi darai un elenco e di questo elenco ti vado a interrogare e ti chiedo il valore istantaneo, no? Letto da un certo sensore. Poi, appunto, potrebbero esserci interrogazioni più complesse del tipo dammi la media, dammi lo storico di quel sensore o altre operazioni. Ma partiamo da due, poi due che poi magari saranno tre. Mentre il primo metodo restituisce un elenco di ID, un elenco di stringhe, l'elenco dei nomi dei sensori. Il secondo metodo invece, dato, quindi riceverà come parametro l'ID di un sensore e restituirà il campione, il valore, no? Istantaneo, dicevamo. Allora, cos'è questo valore istantaneo? È un double. Ma un double non va bene, non basta, no? Visto che è un dato di un sensore, è vero che io potrei dire 3,18, ma è molto meglio restituire una piccola strutturina, una piccola classe che contenga dentro come minimo queste quattro informazioni. L'ID del sensore, beh, che è lo stesso che ti ho richiesto, l'istante di tempo in cui la misura è stata presa, il valore, il famoso 3,18, e eventualmente l'unità di misura in cui questo valore è espresso. Sono watt o milliwatt o kilowatt. Avere solo un numero dice abbastanza poco. Quindi questo è ciò che noi chiameremo la misura. Una misura, un campione, un sample, no? Un campione di un sensore. Per essere elaborato in seguito, no, deve contenere queste quattro informazioni. Qual è il valore, qual è la sua unità di misura, visto che si tratta di quantità fisiche, poi magari l'unità di misura non c'è, se in realtà non si tratta di valori quantità fisiche, ma di, penso, numero di dipendenti che sono entrati questa mattina, non è una quantità fisica, è un numero puro. Allora in quel caso l'unità di misura sarà vuota, ma è un caso particolare. L'istante di tempo in cui era valida quella misura, non posso dire la temperatura è 21 gradi. Quando? No? Quello è un dato, un double che contiene 21.0 lo conterrà anche tra 5 minuti. Ma tra 5 minuti non è detto che il valore del sensore sarà ancora 21.0. Io devo legare il fatto che 21 gradi era nel momento in cui l'avevo interrogato, poi adesso non so più, magari ancora, magari aumentata, magari diminuita. E poi ovviamente l'ID, mi tengo dietro, mi porto dietro l'ID del sensore che mi ha fornito il dato. Quindi questo sarà il mio, come l'ha chiamato lo standard, il value type, il tipo di dato che mi scambio. E poi dovrò fare una classe che ha questi due metodi. Allora, il tipo di dato io lo codifico in un bin. Una classe, diciamo così, usata, costruita con le regole del Bing, che contenga questi quattro campi. No? Lo chiamo data sample, un campione di dati, potrebbe essere un sensor sample, adesso è venuto quel nome di classe, che contiene questi quattro campi. E da questo andiamo a costruire la nostra applicazione, che in ultima analisi deve restituire al chiamante oggettini di questo tipo. Allora, da dove partiamo? Partiamo da costruire un nuovo progetto che sarà un nuovo sito. Ovviamente i nostri sensori saranno finti, metterò dentro dei valori a caso statici, restituirò sempre gli stessi. Però
ma poi da lì sarà facile, diciamo, volendo generalizzarlo, andando a prendere questi valori da un database. Allora, creiamo un nuovo progetto. Dove è andato? Qui? Ah no, c'era già. Mannaggia. Nuovo progetto che possiamo chiamare Sensor Data. Sensor Data, no, dati di sensori, è il mio progetto. Che sarà un progetto web perché di fatto deve comprendere sicuramente la parte HTTP su cui gireranno i servizi SOAP. Non sarà un progetto web classico, nel senso che questo progetto non avrà delle pagine JSP, no? Che genereranno un'interfaccia utente, perché offre solamente dei servizi. Allora, prima di costruire dei servizi, devo andarmi a costruire le classi che mi servono. Quindi, innanzitutto parto dalla mia classe che chiamiamo DataSample, cioè la classe che rappresenta un singolo campione di misura che questa classe DataSample, dicevamo, conterrà questi quattro campi. Io qui per pigrizia faccio copia e incolla. Ovviamente il tipo date va richiamato da java.util.date. Mi raccomando, non java.sql, anche se si somigliano java.sql.date, una sottoclasse di java.util.date, ma, e quindi sono quasi intercambiabili. Il problema è che se usate questa java.sql, poi Access si lamenta perché non è capace a tradurlo, no? È capace a tradurre java.util.date, che è quello standard Java. E dopodiché costruisco i costruttori base, no? Costruttori getter e setter. Quindi io genera, dove è andato il costruttore, faccio in fretta a generarne due, uno che usa i quattro campi e l'altro invece senza campi, così lo posso usare sia per costruire nuovi oggetti inizializzati sia per costruire dei bin che vengono creati. Allora, questo qui c'è un costruttore senza parametri. È ovvio che in questo caso, in questo secondo costruttore, dovrò dare io dei valori iniziali, seppur non validi, no? Seppur fittizi, ma non lasciare le variabili a null in modo che sia sempre inizializzato. This.value mettiamolo a 0, in realtà è già il default, ma per chiarezza lo ripeto. Timestamp lo metto ad adesso. Oggetto date, sapete, quando lo creiamo nuovo viene inizializzato con la data corrente. E unit of measure uguale 1, cioè un numero. E poi ci facciamo generare i get e i set normali per tutti i campi. Per ciascun campo il get e il set. Quindi di fatto il solito lavoro per completare un bin che abbia questi quattro campi.
Quindi questo qua è il nostro oggetto che ci passeremo avanti e indietro, che conterrà, che noi restituiremo al nostro chiamante. Adesso costruiamo la classe che implementa il servizio web. Allora, per pulizia preferisco magari prima costruire una interfaccia e poi dopo una classe che implementa quell'interfaccia. Così se volessimo sperimentare con implementazioni diverse abbiamo un'interfaccia di riferimento che sappiamo che nel frattempo non cambia. Allora, una nuova interfaccia Java, la metto in un sottopackage web service, così dentro ci metto tutto ciò che è relativo al web service, e la chiamo, dunque il sito si chiamava, il progetto si chiama Sensor Data Interface. Allora, questa, la definisco come interfaccia Java, è la specifica del mio servizio web, scritta non in VSDL ma scritta in Java. Poi ci penserà Axis a tradurla correttamente in VSDL. Allora, questo servizio abbiamo detto che deve avere come minimo due metodi. Un metodo, quindi quando creo un'interfaccia non ho bisogno di pensare alle variabili, solamente bisogno di pensare ai metodi pubblici, che poi gli altri chiameranno, potranno chiamare sulla classe direttamente, ma nel nostro caso potranno chiamare soprattutto attraverso web service. Quindi get sensor list, dammi l'elenco di sensori, e questo devo pensare a come, per ora metto string solo per non avere un errore di sintassi, ma tra un secondo ragioniamo su come costruire, su che cosa deve restituire questo metodo. E poi invece c'è il metodo più importante, che restituisce un data sample e questo metodo sarà get data sample di un certo ID sensore. Si chiama ID sensor, sensor ID, sensor ID, usiamo della terminologia coerente. Data sample ovviamente nel package sysinf. Quindi questo è il metodo principale che, dato l'ID di un sensore, ritorna il campione più recente delle letture di quel sensore. Parametro sensor ID è ID del sensore da leggere, e il valore di ritorno è un oggetto con la lettura più recente. E quindi abbiamo anche documentato il nostro metodo. Get sensor list invece non ha parametri e mi deve restituire, dice il nome, l'elenco di sensori. Allora, l'elenco degli ID dei sensori. Questi ID sono delle stringhe ciascuno. Ciascun ID è una stringa. Quindi noi dobbiamo restituire un elenco di stringhe. Io avrei in mente due modi di farlo, no?
volendo ne pensiamo anche tre. Un modo sarebbe scimmiottare ciò che faceva il servizio della temperatura e restituire un XML, una stringa, che codifichi dentro di sé in XML i vari nomi dei sensori. Però è lavoro inutile per tutti. La seconda possibilità, magari per fare qualcosa di più semplice, è avere gli ID dei sensori in unica, codificati uno di fila all'altro in un'unica stringa, poi decidiamo, separati da spazio o separati da virgola, no, separati da due punti, no? Una stringa che contenga uno dopo l'altro i nomi dei sensori con qualche separatore in mezzo, in modo che poi chi legge questa stringa sappia andarli a dividere. Oppure possiamo restituire veramente un array che contenga, no, tutti questi nomi dei sensori. Tanto per vederlo, io proverei a fare entrambe le soluzioni. Quindi un metodo getSensorList e un altro metodo il primo che me lo ritorna come un array e il secondo che me lo ritorna CSV, no? CSV, sapete che è anche il formato famoso di Excel che sta per comma separated variables, variabili separate da virgola, quindi un'unica stringa in cui i vari campi sono separati da virgola. Devo chiamare i due metodi in modo diverso perché avendo la stessa signature e restituendo valori diversi. Quindi il chiamante può scegliere, a questo punto, tanto a me non costa abbastanza, costa abbastanza poco fornirti le stesse informazioni in modi diversi, offro al chiamante più modi diversi per leggere, per decidere come vuole leggere la mia informazione. Ovviamente nel primo caso il valore di ritorno non sarà più string ma sarà vettore di stringhe. Ok? E quindi in questo caso ritorna l'elenco completo degli ID dei sensori disponibili. E ritorna un array di stringhe, ciascuna rappresentante ID di sensore representing. Mentre quest'altro fa la stessa cosa, ritorna anche questo, diciamo così, as an array di stringhe, mentre in questo caso è una comma separated e quindi ritorna che contiene una stringa che contiene separate dal simbolo di virgola. Simbolo. Conoscete la sintassi Java doc, vero? No. Questi commenti che sto scrivendo, oltre a essere sempre buona norma commentare le cose, usano una sintassi particolare per cui la prima riga del commento inizia non con barra asterisco, ma con barra asterisco asterisco. E come vedete, quando batto l'invio, Eclipse, e lo scrivo sempre dopo che ho scritto la signature della funzione, in modo che lo possa fare, mi predispone già una serie di parole chiave con questa chiocciolina. Allora, questo viene tradotto automaticamente nella documentazione della classe, per cui sia quando scrivo il metodo che quando lo voglio chiamare, se io vado sopra il nome di questo metodo, vedete che mi salta fuori questa finestrella, così come ci salta fuori quando usiamo le classi di sistema, con la documentazione del metodo, in questo caso, il metodo, i parametri, il valore di ritorno. Ok? Quindi è una sintassi molto leggera, molto semplice, già che se scrivo i commenti della classe, se lo scrivo in questo modo, chiunque usi questa classe
nel suo ambiente di sviluppo, man mano che scrive avrà la documentazione che io ho scritto. Quindi costa un minuto farlo, ma ci risparmiamo parecchio tempo più avanti. Meglio farlo subito, prima di scrivere il codice. E volendo, se uno volesse documentare la classe, può farlo, in questo caso è un interface, non è una classe, può farlo anche qua, creando un commento javadoc all'inizio della classe, e questo verrà associato quando creo una nuova classe e mi genera la documentazione di questa classe. Quindi interfaccia per web service. Dati di sensori, vabbè, questo qua. Dov'è la data? Ero convinto ci fosse anche la data. Vabbè, siamo stati. Non voglio scrivere codice, non sono sicuro. Ok. Allora, questa è la mia interfaccia. Passo successivo è creare una vera classe che implementi questa interfaccia. Questo qui è il contratto, che abbiamo deciso che il nostro web service funzionerà così. Adesso non lo possiamo ancora creare il web service, perché Axis non ha ancora una classe di cui chiamare i metodi. Noi abbiamo deciso che questa sarà la nostra interfaccia, ma dobbiamo costruire ancora la classe. Allora, a questo punto possiamo finalmente creare la classe che implementa il web service. E per noi sarà una classe che implementa la sensor data interface. Aggiungi. Quindi una classe che possiamo chiamare sensor data implementation, impl, per ricordarmi che è l'implementazione, non è l'interfaccia, che è una classe pubblica che implementa l'interfaccia sensor data interface. Ok? Allora vado a implementare, quando creo questa classe e dico ad Eclipse, anziché aggiungermi a mano implements, glielo dico nel dialogo di creazione della classe, lui già mi prepara i metodi che devo implementare, no? Perché altrimenti la classe rimane, se non implemento tutti i metodi, sapete che la classe rimane astratta e non è possibile istanziare oggetti. Quindi io devo implementare questi tre metodi pubblici, poi posso fare ciò che voglio in più, creare altri metodi, sicuramente dovrò creare dei costruttori, definire dei campi, ciò che voglio, ma questi sono i metodi che fanno sì che questa classe esponga esattamente quel servizio. Allora, noi possiamo pensare di fare una cosa veramente di basso livello e poi migliorarla un pochino. Ad esempio, getSensorList.csv, possiamo dire, nessuno ci sta guardando, diciamo, quali sono i nomi di sensori? A, B, C, D. No? È un po' hardcoded, non è proprio bello, no? Ma è giusto per arrivare alla primissima versione del web service, poi dopo cerchiamo di migliorarlo. Questo qua deve, in realtà dovrebbe, che ne so, andare a interrogare il database per avere l'elenco degli ID di sensori, prenderli, comporli in una stringa, metterli insieme con... Ok, alla fine ritornerà qualcosa di questo genere. Ok? E così come questo potrebbe essere new, aspetta, non array, scusate, string. Di 4 ne mettiamo, vabbè, aspetta che sì,
punto e virgola. Solo per ritornare qualcosa e cominciare a testare web service, ok? Qui sotto forma di array di stringhe e qui sotto forma di stringa separata da virgole. E la stessa cosa la facciamo sotto. Diciamo che ignoriamo il sensore ID e ritorniamo un campione qualsiasi. Quindi diciamo che un data sample uguale new data sample, in cui gli passo l'ID del sensore, faccio finta che sia quello che mi ha chiamato, che mi ha passato lui, poi devo passargli il secondo campo che è il value, che è 3,14, poi la data, adesso, e l'unità di misura, ne so, gradi centigradi, per ritornare a qualcosa. Date, di nuovo devo importare il package java.util.date e return sample. Ok, questa è una tipica implementazione di una classe che in gergo chiamiamo stub. È una classe che implementa i metodi giusti, ma in realtà dentro non fa nulla. Non saprei come tradurre in italiano stub, STUB, come è scritto lì. Implementa i metodi con l'interfaccia corretta, ma ritorna dei dati finti. Ma ci permette di andare avanti con l'implementazione dei livelli superiori e disaccoppiare rispetto all'implementazione reale di questi metodi. È uno dei metodi di progetto che si usa soprattutto quando si lavora in team, in cui ci si mette d'accordo sull'interfaccia, si crea una prima implementazione finta, zombie come questa, e poi qualcuno comincia a usare, a creare questo web service, usare l'applicazione, usare la classe, e mentre qualcun altro va avanti a implementare veramente i metodi di questa classe. Allora, a questo punto siamo finalmente pronti per poter esporre questa classe favolosa come web service. Magari ci metto anche un costruttore, che dite? Constructor vabbè, sì, beh, lui dice che non mi serve perché non ho dei campi, vabbè, è vero, perché l'ho fatta troppo stupida, va bene. Allora, questa è la classe. Adesso finalmente creiamo, la trasformiamo in un web service. Quindi la parte lunga è quella che abbiamo fatto finora, adesso in avanti è veramente su un tre click. Progetto sensor data, nuovo. E così come la volta scorsa eravamo andati in web service e avevamo costruito un web service client, questa volta costruiamo invece un web service, sotto intero server, cioè servizio vero e proprio. E quindi sono i tre click. Il primo è questo. Il secondo mi chiede, in questa finestra mi dice, va bene, vuoi costruire un web service? Come lo vuoi costruire? E ci sono i due modi. Bottom up, Java Bing Web Service, cioè costruisci un nuovo servizio web partendo da un Java Bing, bottom up, dalla classe al servizio, è quello che facciamo noi. L'alternativa sarebbe top down Java Bing Web Service. Se parto bottom up, lui mi chiede di specificare una classe che implementa il web service, che sarà la classe che ho appena implementato. Se lo facessi top down, lui invece mi chiederà il Service Definition, cioè il VSDL. Dimmi qual è il VSDL da cui partire a costruire le classi. Ok? Sono due percorsi diversi. Ovviamente noi prendiamo bottom up e scegliamo la classe Sensor Data Implementation, che è quella che abbiamo appena costruito.
poi anche qua c'è il livello di creazione e dobbiamo arrivare almeno fino a livello il penultimo, lo start service, che faccia sì che il servizio venga avviato all'interno di Tomcat, o meglio, quando Tomcat parte il servizio venga avviato. Altrimenti sarebbe il livello precedente, sarebbe pronto ma non ancora avviato e quindi non lo potremmo richiamare. Ma questo è già il valore di default. Client type in questo caso non ci interessa sviluppare contestualmente anche le classi client, perché con il web service non ce lo richiamiamo, non lo richiamiamo da noi stessi, lo facciamo richiamare a qualcun altro, no? Quindi, in teoria, se uno volesse, potrebbe creare contemporaneamente il client e il server, ma nello stesso progetto non ha molto senso. E questo publish servirebbe per pubblicare VSDL in un registry. Avevamo parlato molto di sfuggita del registry UDDI in cui uno può pubblicare le descrizioni dei servizi, ma nel nostro caso non abbiamo nessun directory, nessun registry in cui registrarlo, quindi non dobbiamo fare nulla. Quindi il secondo click era il nome della classe. Dopodiché il terzo passaggio è quali tra i metodi di pubblici di questa classe voglio esportare. Perché? Mi dà dei metodi diversi. Ah, scusate, ho sbagliato io il passo precedente perché ieri ho provato a fare lo stesso esercizio in un progetto diverso e lui si è ricordato ancora il progetto diverso. E quindi mi ha dato una classe in un altro progetto che non è quella che abbiamo costruito noi. Quindi aspetta, torno nel progetto non dati sensori ma sensor data, che è quello che abbiamo fatto noi oggi. E quindi la classe sarà, non è dati sensori ma è, allora, abbiamo detto che si chiama sensor, questo qua. Ok, poi normalmente uno non ha quattro progetti che fanno la stessa cosa, quindi ecco, questo me lo ritrovo già di più perché è l'interfaccia delle nostre classi. Ok, quindi dicevamo, primo passaggio, scelgo bottom up, scelgo la classe, e l'ultimo passaggio è quello di selezionare quali metodi, se ci fossero altri metodi pubblici, magari perché li ho usati per costruire la classe, no, vorrei non esporli, quindi è la mia scelta di quali metodi trasformare in web service. Poi quest'ultima scelta non la tocchiamo, ma sono metodi di codifica in XML dei vari parametri. Ci interessa abbastanza poco. Sarà, genererà VSDL con codifiche, cioè che specificano codifiche diverse per i dati, ma tanto il VSDL di nuovo lo gestisce automaticamente Axis. A questo punto facciamo creare le classi, a un certo punto lui si accorge che Tomcat, visto che gli ho chiesto di pubblicarlo, lui cerca di far avviare Tomcat, non è avviato, mi chiede di avviarlo, quindi ha generato una serie di classi, una serie di file. E poi basta, qui non dobbiamo pubblicarlo sulla UDDI registry, quindi abbiamo finito. Il web service è fatto. Adesso sta girando su questa macchina questo nuovo web service che espone questi tre metodi. Cosa mi ha creato? Cosa è successo al mio progetto? Allora, nelle classi Java nulla. Nelle librerie mi ha aggiunto un po' di roba, ma che sono di nuovo le librerie di Axis, simile a quelle che ha quasi le stesse che aggiunge comunque anche quando creiamo un client, e invece ha pubblicato della roba a mia insaputa dentro Web Content. E in particolare dentro Web Content barra VSDL, ha creato lui dentro Web Content una directory VSDL, dentro la quale c'è un sensorDataImple.VSDL. Senso data int è il nome della classe che abbiamo trasformato in web service. Quindi ha generato in automatico il VSDL, adesso possiamo vederlo, che mi dice che c'è un servizio sensor data imp service che vive a questa URL, localhost 8080,
sensor data, che è il nome del progetto, barra services, che è un mapping che si fa lui, barra sensor data impl, che è il nome del servizio, il nome della porta. Quindi questo è l'indirizzo a cui vive il nostro web service. E questo web service implementa, attenzione che questa I è un'interfaccia definita in WSDL, non è un'interfaccia Java, che comprende tre operation. Un attimo fa parlavamo in Java, le chiamavamo metodi, qui parliamo WSDL, le chiamiamo operazioni. Tre operazioni che sono getSensorList.Array, getSensorList.CSV, getDataSample. La più semplice, ad esempio, getSensorList.CSV ha un messaggio di input e un messaggio di output. Ricordiamo che le operazioni sono uno scambio di messaggi sempre. Quello di input è semplicemente... mi sono perso. Quello di input è un messaggio che contiene solamente nulla, già, non ha parametri, quindi vedo vuoto, per quello che non trovavo niente. La risposta invece è una stringa, è un messaggio che contiene solamente una stringa. Nel caso del getSensorList.Array, la richiesta è un messaggio vuoto, non contiene nulla. La risposta, l'output, è un messaggio che contiene un array di stringhe. Un array, uno asterisco è il modo che si indica in XML per indicare la molteplicità di quel campo. Un campo che si chiama getSensorList.ArrayReturn, messaggio di ritorno, e contiene da 1 a n stringhe, quindi un array. GetDataSample riceve come ingresso un messaggio di tipo stringa, che è il sensor ID, e restituisce in uscita un messaggio GetDataSampleResponse che contiene un campo di tipo, questa volta non più string, ma DataSample. Come è fatto un DataSample? È fatto di 4 campi, una stringa, una data, un'altra stringa e un double. Quindi ha rimappato, adesso qui lo vediamo in modo grafico, lo potremmo vedere andando a leggere direttamente il WSDL se volessimo farci del male, no, ma ha rimappato in WSDL esattamente le informazioni che avevamo nella classe implementata. Come facciamo a vedere se funziona? Dovremmo prendere questo WSDL, implementarlo, quindi magari ci facciamo un altro progettino, implementiamo un piccolo client che fa delle chiamate e vediamo se funziona. No, è per quello che lui in realtà ti propone spesso di fare anche il client, perché ti serve per testarlo, come minimo. Poi non è un client che userai in produzione, ma in realtà c'è già un piccolo client di web service già integrato in Eclipse, che ci evita di dovercelo implementare noi. E questo lo trova, scusate, prima però di lanciare il client, oltre a questo WSDL è stato anche pubblicato dentro WebInf due file con estensione WSDD. WSDD è un file specifico di Axis, si chiama Web Service Deployment Descriptor, no? Descrittore della pubblicazione di un web service, che è un file XML che serve ad Axis per ricordarsi la traduzione che ha fatto, perché poi tutti i web service di Axis vengono mappati su un'unica servlet, che riceve XML e poi la smista alla classe opportuna. E quindi si usa in realtà questi file XML per aiutarsi nel mapping, per ricordarsi quali mapping fare. Ce n'è uno generale che configura l'Axis di questa macchina, di questa applicazione web, e poi ce n'è un altro nella sottoclasse giusta. Ci sono dei WSDD che lui chiama deploy and deploy per far partire, attivare e disattivare il servizio. Ma sono cose che noi non vediamo. Nel senso che sono generate automaticamente, sono dentro WebInf, ci pensa, quando tutto va bene ci pensa Axis da solo. È solo per fare la visita guidata di ciò che è stato creato a nostra insaputa. Allora, adesso dicevo, sta girando web service, per convincercene lo
vogliamo testare. Per testarlo possiamo andare su un qualunque file, ad esempio un WSDL che abbia a che fare con il web service, tasto destro, nel menu contestuale compare una vocina web services. Ok, attenzione che non compare se lo fate a livello di progetto o a livello di quello circuito qua, web service, non funziona, il tasto destro non fa nulla. Il posto più utile, in cui sono sicuro che salta sempre fuori questo sottomenu, è prendere un file WSDL. E web service vi dà una serie di funzioni, ad esempio pubblica il file WSDL, questo file WSDL fa l'upload in una directory da qualche parte, generate Java Bean Skeleton, fa parte della creazione top down, cioè, quindi da questo WSDL generami uno scheletro di classi che lo possono implementare, non facciamolo perché altrimenti ci sovrascrive le classi che abbiamo appena creato, genera un client, no, quindi se vogliamo sono delle scorciatoie per richiamare le funzioni di Axis. Ma a noi serve test with Web Services Explorer. Web Services Explorer, lo apro, mi apre una nuova finestra. Nella quale posso partire, ad esempio, qui ci sono vari modi di caricare web service, ma visto che noi siamo già partiti da un WSDL specifico, mi ha già caricato quello, e mi dice, guarda che c'è questo WSDL che definisce un servizio, definisce un binding, e in questo binding ci sono dei metodi, delle operation. Quindi tu puoi vedere le operazioni pubblicate e chiamarle. No? Quindi nel caso in cui ci fosse più di un endpoint per lo stesso servizio, quindi servizio replicato, potremmo scegliere quale. Ma... Quindi ad esempio noi vogliamo vedere getSensorList.csv. Allora clicco su questo metodo, lui mi prepara la chiamata, quindi di fatto è un client a web service, lui mi genera dinamicamente le chiamate. La chiamata che volevo fare, se faccio go, si collega con questo web service, lo chiama e mi fa vedere la risposta. Il body, no, del XML del SOAP scambiato, come messaggio di richiesta non c'era nulla, come messaggio di risposta c'è CSV return, il messaggio getSensorList.csv, che è il nome del metodo, return, che è il nome del messaggio, no, di risposta, è una stringa che contiene ABCD. Source, se vogliamo, possiamo anche vederci il messaggio vero e proprio di richiesta, che come vedete era vuoto, non conteneva nulla, e il messaggio vero e proprio di risposta che conteneva ABCD. E la stessa cosa, getSensorList as array, posso andare su questo metodo, faccio go, e lui lo chiama, mi fa vedere che c'è la risposta che è fatta da un array di 4 stringhe, me le disegna così, una capo all'altra. Se vado a vedere WSDL, scusate, il SOAP, mi fa vedere che questo qui è composto da 4 campi separati, che poi verranno rimappati nel client dentro un array Java, ovviamente. Se io voglio provare un getDataSample, questa volta scegliendo il metodo getDataSample, ha un parametro in questo caso getDataSample, quindi per poter invocare il metodo devo passargli un tipo di il valore. Quindi voglio il sensore A. Clicco su Go e faccio la chiamata web service e lui mi dirà che la risposta di questo web service è composta da questi 4 campi, sensor ID A, il timestamp, vabbè, l'ha generato, che sarebbe l'orario attuale, le 8.53 del 30 novembre, 8.53 ora, non ora locale ma ora universale, ora di Greenwich, unità di misura, valore,
Di nuovo, se vado a vedere il sorgente, vedo che il messaggio di richiesta era un sensor ID, getDataSample è il nome del metodo, sensor ID è il nome del parametro, A è il valore del parametro, Q0 è solo il namespace che lui ha definito. E la risposta è getDataSample return che contiene i quattro campi, sensor ID, timestamp, integer measure e value. Questi qui sono campi il cui tipo di dato era stato definito a monte nel VSDL, per cui posso... Qui non c'è scritto che questa è stringa, che questa è data, nella SOP di risposta, ma nel VSDL sì, e quindi è ciò che ha permesso a questo client di test di dire che questa è una stringa e questo è un date time e non sono entrambe stringhe. Quindi con questo possiamo testare, in questo caso se io mettessi un nome qualsiasi di sensore che non esiste, per come l'ho implementato mi restituirebbe un campione dicendo guarda che il sensore RRRR vale 3,14, è cambiata la data perché ho ricreato il valore, ma perché sappiamo come l'abbiamo implementato. Quindi la pubblicazione è la parte, come diciamo, più semplice. Per testare se funziona, anziché scrivere un programma di test, spesso si può usare questa interfaccia che vi permette di selezionare i vari metodi, fornire i parametri ai metodi e col Go fare la chiamata e vedere il valore di risposta. Se io provassi a non mettere nulla, cosa fa? Si arrabbia? No, perché questo non genera eccezioni e quindi mi dà comunque il valore. Se dentro l'implementazione venisse generata un'eccezione, anziché avere come body il getDataSample return, avrei un fault, un messaggio di tipo fault, che mi rappresenta l'eccezione che è stata scatenata. Quindi è, alla fine, no? Dal punto di vista operativo, è abbastanza semplice, nonostante la complessità di ciò che stiamo, facendo. Adesso in avanti il lavoro sarebbe quello di sostituire, no, a questi tre metodi idioti delle query su un database che restituiscono dei valori veri, no? Ma quello fa parte di cose che già sappiamo fare a questo punto. Che questo sia un web service o che sia un controller JSP non ci cambia più nulla, no? Nel senso che questa classe qui a questo punto, se deve fare questa query, istanzierà un oggetto di tipo DAO che andrà a leggere il database. Usiamo esattamente gli stessi metodi che usavamo prima. Semplicemente il front-end non è più la pagina JSP che poi richiama i metodi del Bing, ma sarà Axis, no? Il motore di web service che poi richiama i metodi del Bing, ma alla fine il nostro obiettivo è sempre lo stesso. Anzi, è più semplice perché non dobbiamo neppure preoccuparci dell'impaginazione in HTML, dobbiamo semplicemente restituire i valori sotto forma di strutture dati. Ok? Allora, questo è l'esercizio semplice. Adesso facciamo un po' di intervallo. Nell'ora successiva invece andate voi a provare a pubblicare dei dati tra quelli presenti nel database Energy Community, in modo da integrare dentro Energy Community un piccolo web service che pubblichi le informazioni. Ma qualcuno magari l'ha già sbirciato, quindi non sto rivelando segreti perché è già sul sito da ieri. Le informazioni sull'azienda registrata al sito. Ricordate che c'era la pagina su cui abbiamo lavorato anche ieri che pubblica l'elenco delle aziende. Questo elenco non solo lo pubblichiamo sul sito, ma vogliamo renderlo consultabile anche attraverso web service, perché magari è uno strumento di marketing o qualcosa del genere. Quindi dopo l'intervallo vi inviteremo a fare questo.